Nuove interessanti funzioni disponibili in InShot, la migliore applicazione a mio avviso per fare video editing direttamente dallo smartphone. Applicazione gratuita di cui abbiamo già parlato tante volte qui sul canale, ti lascio anche qui sopra la playlist con tutti i video dedicati a questa app e oggi andiamo a scoprire delle funzioni nuove molto interessanti, tra cui il tracciamento degli oggetti, che permette di fare tante cose, permette di andare a inseguire, prendere un volto e andarlo quindi a mascherare se magari è presente un volto in movimento anche nel nostro video, o andare a inserire un oggetto che segue qualsiasi altro punto collegato nel nostro video. Può essere utile a tantissime cose, adesso vediamo un po' i diversi ambiti di applicazione, sicuramente uno strumento di qualità professionale inserito ancora una volta in un'app davvero straordinaria. Quindi vediamo subito tutto quanto e come si fa, però ti ricordo iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche, io mi nascondo, mi tolgo direttamente dallo schermo così siamo più liberi di andare a vedere le cose direttamente, lasciamo spazio allo schermo e vediamo come funziona. Eccoci qua nell'applicazione, andiamo a fare nuovo video, andiamo a selezionare nella cartella che abbiamo già preparato, nella cartella con i nostri file, andiamo a prendere un video e in questo caso prendo questa camminata. Questo è un esempio per fare lo sfocamento del viso in movimento, cosa che può essere molto utile se abbiamo delle persone sullo sfondo del nostro video, vogliamo sfocare direttamente il volto delle persone. Se questo chiaramente si muovono è complicato perché dobbiamo far sì che questa sfocatura vada a tracciare, vada a seguire il movimento e lo possiamo fare proprio con questo strumento. Prima di fare tutto questo però vado a invertire il mio filmato, perché voglio che sia un po' più semplice da tracciare il viso all'inizio quando ce l'ho a schermo pieno piuttosto che alla fine. Adesso vediamo come si fa, andiamo nella sezione degli sticker, infatti è qui che abbiamo le funzioni di tracciamento nuove, andiamo a mettere dettaglio, questa è la funzione che permette, come puoi notare, di andare a sfocare un volto. Possiamo scegliere il tipo di cubettatura, quindi farlo molto cubettoso, molto pixeloso, così come in questo caso, o mediamente pixeloso. Chiaramente meno pixel ci sono, più pixel ci sono in questo caso, più sono piccoli, meglio si riconosce il nostro viso, più è cubettoso, quindi più pixel sono grandi e sono quindi inferiori, più il nostro viso diventa riconoscibile. Comunque una via di mezzo può andare bene. E possiamo decidere anche quanto deve essere opacizzato, sfocato questo nostro pixellaggio, se così si può dire con questo termine, e possiamo scegliere anche che tipo di pixel, possono essere triangoli, possono essere puntini, può essere una sfocatura come in questo caso, quindi posso semplicemente sfocarlo, decidiamo in base al nostro utilizzo. Una volta che abbiamo selezionato, anzi abbiamo anche la maschera, puoi notare sotto che è quella tonda che ci può essere utile a fare una sfocatura per i visi, quella fatta a cuore o con diverse forme, fatte a goccia, anche la goccia può essere interessante per la forma del viso in questo caso. Selezioniamo quindi la nostra sfocatura, una volta fatto l'ok andiamo qui a lato e troviamo tracciamento. Decidiamo innanzitutto in quanto deve durare la nostra clip, adesso la metto fino alla fine del nostro video, e come puoi notare se noi non facessimo il tracciamento avremmo la sfocatura che parte qui e che poi rimane in quel punto, rimane una bolla qui praticamente a mezza altezza, va bene, toglie il viso ma copre anche tutto quanto. Invece facendo il tracciamento possiamo far sì che la nostra sfocatura vada a seguire direttamente il volto. Infatti abbiamo due selezioni nel tracciamento, abbiamo quella che ci permette di selezionare il volto, in questo caso possiamo mettere quindi uno sticker, un emoji, qualsiasi cosa, e ci permette proprio di andare a individuare il volto nella maniera precisa. Oppure questa possibilità in cui si aggancia praticamente a un oggetto, possiamo sempre selezionare il volto e andare quindi a agganciare esternamente al volto, quindi non coprire il volto ma esternamente un oggetto che poi segue la persona in movimento. Adesso li proviamo tutti e due. Facciamo la prima soluzione, quindi volto, andiamo a selezionare, inizia il tracciamento, ci vuole qualche istante, viene fatta questa elaborazione e il tracciamento poi è completo. Vediamo come funziona. Fantastico, puoi notare che il quadrato, in questo caso con l'interno poi a goccia, si stringe, riproviamo, e va a seguire esattamente il volto, per cui lo possiamo piazzare direttamente in quel punto, proprio sul nostro volto, e viene seguito in maniera perfetta. Molto molto interessante questa funzione, ma andiamo a prendere un altro piccolo esempio, mettiamoci uno sticker, ad esempio come nella cosa che abbiamo visto prima, ci posso piazzare
questo sticker qua, che beh, non è proprio bellissimo, ma mettiamo questo, lo piazziamo, lo metto, lo faccio arrivare fino in fondo alla clip come prima, come in precedenza. E adesso, anche in questo caso, faccio tracciamento. Sempre con il volto, inizia il tracciamento. E come possiamo notare, adesso lo vediamo, il nostro sticker si rimpicciolisce. Eccolo, vedi che si sposta, si rimpicciolisce, seguendo esattamente il volto, e la sua dimensione quindi varia con l'allontanarsi o l'avvicinarsi del volto. Adesso io ho fatto l'allontanamento, ma chiaramente possiamo fare anche il contrario. Come ti dicevo prima, però, è chiaro che andare a selezionare il volto così distante è un po' più difficile, per cui ho preferito per questo esempio partire da una cosa più grande e fare al contrario. Ma vediamo anche l'altra possibilità, che è questa, quella di andare a, come dicevamo, far seguire un oggetto al nostro, collegato al nostro volto, collegato a un qualsiasi oggetto target. Quindi scegliamo un oggetto target, in questo caso appunto il volto, per far sì, come dice l'esempio, che il materiale che mettiamo, lo sticker o altro, lo segua. Andiamo a prendere una nuova clip più adatta, seleziono questa, dove c'è uno spostamento laterale, andiamo a cancellare la clip precedente, vediamo la clip, in questo caso, come puoi notare, una camminata. Potremmo anche avvicinare un pochettino, vabbè, ma ce lo teniamo direttamente così. Andiamo a inserire uno sticker, vediamo quale possiamo utilizzare, adesso ne prendiamo uno direttamente a caso, mettiamoci magari questo che può essere interessante, lo piazziamo qua sopra la testa, vediamo così, e facciamo, come abbiamo visto prima, la tracciatura, il cosiddetto tracciamento. Vedi che se naturalmente non facciamo nulla, il cuoricino con l'uno rimane lì e non si sposta. Invece, tra l'altro, visto che c'è il like, ti ricordo, lascia like al video per aiutarmi a costruire e creare nuovi video. Andiamo a fare tracciamento, selezioniamo questa modalità, quindi l'aggancio con un oggetto target. Adesso non ho selezionato nulla, ecco qua, andiamo a selezionare il punto preciso e possiamo spostare il nostro sticker dove vogliamo, e qui abbiamo la possibilità di andare a prendere il nostro oggetto target. Io posso rimpicciolirlo un po' e seleziono magari la maglietta, potrei selezionare anche il viso, ma in tutta nella clip comunque il viso poi cambia un pochettino, si gira, si rimpicciolisce, la testa si gira un pochettino, quindi ho paura che faccia un po' fatica a riconoscerlo. Invece in questo caso, se prendo magari una maglietta, un punto anche più grande, posso anche selezionare un punto un po' più grandino magari per aiutarlo un po' di più. Ecco, selezioniamo questo punto. Se selezioni le braccia, ad esempio lo sticker segue il movimento delle braccia, anche quindi si può mettere un oggetto magari in mano e questo segue il movimento della mano. Adesso proviamo con questa modalità, vediamo se è in grado di seguire bene la posizione della mia maglia, vediamo. Perfetto, cioè si ingrandisce un po', noto che si ingrandisce un pochettino, probabilmente spostandomi, allontanandomi e muovendo le braccia davanti fa fatica a rimanere fisso, quindi si allarga un pochettino, però il funzionamento è buono, segue bene direttamente. Poi è chiaro che la clip, una volta finita, adesso noi la vediamo con tutto il tracciamento sopra, però ecco, il risultato è questo. Andiamo a prendere un'altra clip per fare un altro esperimento, anche qui andiamo a inserire uno sticker, ma potrebbe essere anche del testo, io posso inserire anche un testo e metterlo qua in alto se voglio che segua la mia figura, posso lasciare il testo qua di fianco, come può notare, già così rimane abbastanza buono, però si sposta magari in su e in giù, e andare poi a posizionarlo sempre con il tracciamento, e anche qui andiamo a collegare il testo, quindi questo ciao, al viso. Iniziamo il tracciamento, in questo caso la clip è ancora più semplice perché rimane abbastanza costante all'interno della scena, e vediamo, vedi che il ciao comunque segue sempre il mio viso e rimane perfetto. Se noi andiamo a vedere poi la clip, infatti vediamo il punto di aggancio, si può notare che c'è proprio il pallino che inquadra il viso, inquadra il punto che gli abbiamo dato e tiene quello come punto di riferimento, per cui se si sposta sullo schermo, se si ingrandisce o meno, lui usa quel punto come riferimento e lo possiamo poi, volendo, andare a sistemare, spostare. Puoi notare che possiamo allungare la posizione, spostarlo, metterlo qua sotto, il punto di aggancio rimane quello, ma possiamo spostare la posizione
della nostra scritta in modo che ci segua. Possiamo appunto utilizzare scritta, sticker, tutto quello che fa parte degli sticker, quindi le GIF, si chiamano GIF, ricordo, è presente anche in un mio video, non GIF ma GIF animate, tutto quello che vogliamo inserire possiamo andare a metterlo, anche uno scarabocchio se vogliamo, possiamo andare a tracciare anche questo scarabocchio e collegarlo al nostro corpo, come in questo caso. Quindi tutto quello che è nell'area sticker lo possiamo andare a tracciare e inserire. Adesso ho selezionato un punto un po' grande, per cui ci si può assolutamente sbizzarrire con questa funzione del tracciamento. Quindi molto molto utile, come dicevo, fa parte delle nuove funzioni. Ci sono sempre poi cose in più su InShot, queste abbiamo trattate bene o male quasi tutte nei vecchi video che ti invito ad andare a vedere. C'è una playlist appunto completa con tutti questi aspetti che vengono trattati, tra cui anche il picture in picture e altro ancora. Ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matteo, ciao!